Hare Krishna, buongiorno a tutti, buona Radhastami. Om Agyanti Marandasya Gnanjana Shalakaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shiuta Parakamalang Shri Gurun Vaishnavangsta Shri Rupang Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakan Vitangsta Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanushute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpaturubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachanane Nirvishesha Shunyavani Paschatade Satarane Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Oggi è le Per Gaudiya Vaishnava, devoti di Sri Chaitanya Mahaprabhu, questo è un giorno quasi più importante di Jamastami, sono uguali, ma oggi è il festa di Sri Radhastami, l'apparizione di Srimati Radharani, e noi siamo tutti devoti, aspiranti devoti di Srimati Radharani, che è la più grande servitrice di Krishna, le persone che dai più piaceri a Krishna, la potenza interna, potenza di piaceri che espande da Krishna. E parleremo stasera per chi viene o chi deve ascoltare online. Parleremo di Srimati Radharani stasera per la festa in onore di Sri Radhastami. E oggi io continuo a leggere Srimad Bhagavatam come solito, ma la Radharani Katha sarà stasera. Così venite tutti, non mancate, venite almeno virtualmente, ma preferibilmente di persone, è molto più bello. Allora, continuiamo. Vorrei chiedere a tutti di chi non ho già fatto, di scrivere un messaggio, perché vedete che c'è una persona che non riesco a capire chi è, che c'è un fondo molto scuro, nero, fondo nero. Ma non scrive mai un Hare Krishna messaggio per capire il nome. Almeno conosco tutte le persone che sono presenti. Posso chiedere a tutti di scrivere un Hare Krishna, un piccolo messaggio. Così viene fuori il vostro nome e so chi siete. C'è uno particolare che lo vedo ogni giorno che non riesco a vedere il nome. Che c'è un fondo scuro. Allora, siamo sempre al secondo canto, sesto capitolo, la conferma del Purusha Sutta, verso 24. Teshu yagyasya pashava savanaspataya kushaha Idam cha deva yajanam kalas choru gunan vitaha
Teshu yagasya pashava savanaspataya kushaha idam cha deva yajanam kalashchoru gunanvitaham teshu. In questi sacrifici, yagasya, del compimento del sacrificio, pashavaha, gli animali o gli elementi del sacrificio, savanaspatayaha, insieme con fiori e foglie, kushaha, l'erba kusha. Idam, tutti questi, cha e anche, deva, yajanam, l'altare del sacrificio, kalaha, il momento adatto, cha, come anche, uru, grande, guna anvitaha, qualificato. Traduzione di Sua Divina Grazia Srila Prabhupada. Per compiere le cerimonie sacrificali occorre riunire gli alimenti necessari al sacrificio, cioè i fiori, le foglie e l'erba kusha. Bisogna anche preparare un altare e scegliere il momento propizio, la primavera. E oggi faremo un piccolo abhishek, molto umile, semplice ma piccolo abhishek. Radha and Krishna, Radha Shama Sundar, così dobbiamo andare giù a mettere insieme tutti gli ingredienti, gli elementi necessari al sacrificio. Verso 25: sono necessari anche alcuni utensili, cereali, burro chiarificato, miele, oro, terra, acqua, il Rig Veda, lo Yajurveda, il Samaveda e quattro sacerdoti officianti. Facciamo 1. Spiegazione. Per avere successo nel compimento di un sacrificio occorrono almeno quattro sacerdoti officianti. Uno che offre l'oblazione, ota, uno che recita o canta gli inni, udgata, uno che accende il fuoco del sacrificio senza l'aiuto di alcuna fiamma, advaryu, solo con il mantra. E uno che dirige il compimento del sacrificio Brahma. Non ce l'abbiamo, non ci sono queste persone, più queste persone qualificate. Questi sacrifici furono compiuti dalla nascita di Brahma, il primo essere creato, fino al regno di Marajudishtira. Ma nell'età di corruzione e di discordia in cui viviamo, famoso Kali Yuga, sappiamo bene che discordia e corruzione sono abbondanti. Questi brahmana qualificati sono rarissimi. Perciò il canto del santo nome del Signore è l'unico yagya raccomandato per l'età attuale. Chi già ricordiamo, questa per l'occidentale non sanno tutti questi yagya sacrifici che ancora Nini lo fanno, ma se non le fai giusto, non hanno i sacerdoti qualificati, come menzionato qua, non valgono, non c'è beneficio. Invece il canto del santo nome, nessuno qualifica richiesta. Chiunque può eseguire questo sacrificio. Tutti possiamo eseguire questo sacrificio, semplicemente cantare il santo nome. È la migliore glorificazione di Srimati Radharani, perché Hare Hare Krishna, Hare e Srimati Radharani. Stiamo sempre, tutti i giorni, glorificando e pregando a Srimati Radharani, semplicemente cantando un santo nome, Hare Krishna, chiedendo la misericordia. Oggi in particolare preghiamo per la misericordia di Srimati Radharani, che possiamo essere immersi in Krishna, possiamo raggiungere Krishna Prema, puro amore per Krishna. Lei è la personificazione di puro amore per Krishna. E stiamo cantando il mantra più intimo, più perfetto per Srimati Radharani, già tutti i giorni. Questo è ciò che insegno le scritture. Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam. Kalau nasteva, 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 gatiranyata. Non c'è altro modo, questa era, perché non c'è nessuna possibilità di compiere questi sacrifici menzionati nei Veda, non
Non abbiamo nessuna qualifica di austerità, di penitenza, di niente. Ma semplicemente canta. Questa è la misericordia speciale, la concessione speciale per la Kali Yuga. E questo fatto di semplicemente cantando il santo nome di Krishna, Radha e Krishna in particolare, Hare Krishna, raggiungeremo la più alta perfezione. Allora, verso 26, traduzione e spiegazione di Srila Prabhupada Kinjai. È necessario infine invocare il nome di differenti esseri celesti con particolari ini e promesse di ricompensa secondo una scrittura, un procedimento e uno scopo specifici. Spiegazione. Il compimento dei sacrifici rientra nel campo dell'azione interessata. Vuol dire per avere un frutto dal sacrificio. E l'intera procedura ha un carattere estremamente rigoroso. Il successo di un sacrificio dipende soprattutto dalla corretta pronuncia e dalla giusta intonazione di alcuni mantra. Si tratta di una grande scienza, ma poiché non è stata impiegata correttamente da oltre 4.000 anni, per mancanze di brahmana qualificati, il compimento di sacrifici non porta più i frutti desiderati, senza contare che è sconsigliato nell'età di decadenza in cui viviamo. Se oggi questi sacrifici vengono ancora intrapresi, è soltanto per impressionare la gente e sono soltanto una truffa organizzata da sacerdoti astuti. Molto chiaro, perché lo fanno ancora in India. Ma se non vengono fatte, come proprio dice, una grande scienza, ci vuole l'intonazione del mantra cantato perfettamente, se no non porta risultati, solo un show, o ancora peggio, una truffa organizzata da sacerdoti astuti, così non cascani. Come ho detto, come nostra cultura, come occidentale, non abbiamo questa abitudine. In India c'è ancora molto questa idea di questi sacrifici vedici, perché non sono, se non sono eseguite perfettamente, secondo tutte le regole, non hanno nessun beneficio. E visto che non c'è nessuno qualificato di farlo, una spreca di tempo. Ma questi pseudo-sacrifici non portano mai alcun frutto. La scienza materiale è in piccola parte i mezzi materiali grossolani che esse offrono all'uomo, favoriscono l'azione materiale. Ma i materialisti hanno ancora da scoprire una forma di progresso più sottile che si basa sulle vibrazioni degli ini vedici. La scienza che tratta della materia grossolana non può sostituirsi al vero scopo della vita umana. Può tutt'al più creare nuovi bisogni artificiali, senza però risolvere i problemi dell'esistenza. Sono la nascita, vecchiaia, malattia e morte. Il materialismo ha dunque l'effetto di orientare la civiltà verso un ideale nefasto. Poiché lo scopo ultimo dell'esistenza è la realizzazione spirituale, Sri Chaitanya raccomanda di invocare direttamente il santo nome del Signore. Come abbiamo già detto, gli uomini del nostro tempo possono facilmente trarre beneficio da questa pratica che per la sua semplicità può adattarsi anche alle strutture sociali più complesse, anche più basse, la condizione sociale più bassa. Chiunque prende questa pratica di cantare il santo nome di Krishna, Hare Krishna, può raggiungere più alta perfezione. È possibile, basta applicarlo con serietà
di cantare seriamente cercando di evitare le offese, sforzando di evitare le offese e il canto avrà il suo risultato, il suo beneficio di purificare il cuore di ogni attrazione materiale e sviluppare amore per Krishna, che viene per la misericordia di Srimati Radharani. Allora, verso 27, dovete così riunire e preparare tutti gli accessori e gli ingredienti necessari al sacrificio, a partire dalle diverse parti del corpo di Dio, la persona suprema. Lo scopo ultimo, Vishnu, fu gradualmente raggiunto invocando i nomi degli esseri celesti. Così l'offerta principale e il tributo furono perfettamente compiuti. Spiegazione. Questo verso mette in rilievo il fatto che la fonte di ogni cosa necessaria è la persona stessa del Signore Supremo e non il suo aspetto impersonale, il Brahma Jyoti. Il frutto dei sacrifici mira a soddisfare Narayana, il Signore Supremo. Sacrificio vuol dire di offrire per il piacere del Signore. Un sacrificio, sacrificare qualcosa, no, per piacere dal Signore. E non c'è niente di più elevato che il suo santo nome, specialmente Hare Krishna, perché c'è Radha in Krishna. E Srimati Radharani è la personalità che dà più piacere a Krishna, che quella, e questo è il vero scopo delle realizzazioni spirituali. Il Signore Supremo, perciò, in ultima analisi, gli inni vedici servono a raggiungere questo scopo. Chi riesce, solo che è molto lento, graduale, e nessuno è qualificato di praticare. Chi riesce così a soddisfare Narayana vedrà la propria vita coronata dal successo. E questo gli darà il diritto di vivere nella compagnia personale di Narayana, nel regno spirituale di Vaikuntha, e ancora meglio, nella compagnia personale di Krishna, Govinda, nel regno spirituale Goloka Vrindava. Allora, verso 28, se non ci sono domande. Creai così gli ingredienti e gli accessori richiesti per il sacrificio a partire dalle diverse parti del corpo del Signore Supremo, il beneficiario del sacrificio. Quindi compi il sacrificio per la soddisfazione del Signore. Spiegazione. La gente è sempre ansiosa di trovare la pace interiore o di vedere la pace nel mondo intero. Non sa come ottenere questa pace. Perché si sforza, si incontra, ma è sempre peggio, sempre meno pace. E col compimento di sacrifici e con la pratica dell'austerità che potremo vedere la pace regnare nel mondo intero. Compimento di sacrificio, Samkirtan Yagya, di cantare il santo nome del Signore in pubblico, e coinvolgere sempre più gente a cantare, e l'austerità di evitare seguire i quattro principi regolatori. Questa è la nostra austerità. La Bhagavad Gita raccomanda, capitolo 5, verso 29, Bhoktarang Jagya Tapasams Sarvalokamaheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatvamam Shantam Ricchati. Il Karma Yogi sa che il Signore Supremo è il vero beneficiario e sostegno di tutti i sacrifici e austerità. Sa che il Signore è il proprietario di tutti i pianeti e il vero amico di tutti gli esseri. Grazie a questa conoscenza, il Karma Yogi, a contatto con un puro devoto, si trasforma gradualmente in un puro devoto e ottiene così la liberazione dalla schiavitù materiale. Kijai. Capitolo
riconosce queste tre cose, che è beneficiario e sostegno di tutti i sacrifici e austerità, è Krishna. Sa che il Signore è il proprietario di tutti i pianeti, il goditore, il proprietario e il vero amico di tutti. Chi sa questo è già liberato. Brahma, il primo essere vivente apparso in questo mondo materiale, ci ha insegnato la via del sacrificio. La parola sacrificio suggerisce la rinuncia ai propri interessi per la soddisfazione di un'altra persona. Molto chiaro, sacrificare. Quanti sacrifici abbiamo fatto per comprare questa casa? Tutti fanno sacrifici, per ottenere qualcosa di meglio. Al raggiungimento superiore, più alto, e amore per Krishna. Così ci sono. E il sacrificio è così leggero, così semplice, semplicemente di cantare il santo nome di Krishna. Solo che dobbiamo cantare sempre con più serietà, di sforzarsi di evitare tutte le offese e cantare con puro amore. La parola sacrificio suggerisce la rinuncia ai propri interessi per la soddisfazione di un'altra persona, e ciò caratterizza ogni azione. Ogni uomo è portato a sacrificare i propri interessi a vantaggio di qualcun altro, che sia la famiglia, gli amici, la comunità in cui vive, la nazione o l'umanità intera. Tuttavia, questi sacrifici raggiungono la perfezione quando sono dedicati alla persona suprema, al Signore. Tutto gli appartiene, egli è l'amico di tutti gli esseri ed è lui che veglia sull'autore del sacrificio e fornisce gli ingredienti del sacrificio. Sacrificio stesso, e dunque a lui e a lui solo che devono essere dedicati tutti i sacrifici, non ad essere celesti, ma sacrificio per Vishnu. E per noi vuol dire di venire insieme e cantare il santo nome di Krishna, che noi faremo stasera. Il mondo intero fa un sacrificio di energia per il progresso scientifico, lo sviluppo sociale, lo sviluppo economico e il miglioramento generale della condizione umana. Ma nessuno è interessato ai compiti e sacrifici dedicati al Signore, come consiglio la Bhagavad Gita. Tanti sacrifici, ma solo per avere gratificazione nei sensi o migliorare la gratificazione nei sensi. Ma sì, qui sacrificio vuol dire per il piacere, sacrificare la nostra energia per servire e dare piacere al Signore. Se l'uomo desidera davvero avere la pace, deve compiere sacrifici per la soddisfazione del Signore, proprietario supremo di ogni cosa e amico di tutti gli esseri, il nostro più grande amico. Verso 29. Quindi, figlio mio, sempre Brahma a Narada Muni, i tuoi 9 fratelli, maestri degli esseri viventi, compirono il sacrificio con riti appropriati per il piacere di tutti gli esseri manifestati e non manifestati. Spiegazione. Essi celesti, come Indra, sovrano del regno celeste, e i suoi compagni sono gli esseri manifestati, e il Signore stesso è l'essere non manifestato. Le persone manifestate regnano sugli interessi temporali del mondo materiale. Questo siamo noi, descrivendo noi. Mentre le persone supreme non manifestate, che non le vediamo davanti ai nostri occhi, e trascendentali al di là di questo mondo. Nell'età di Kali, tuttavia, gli esseri celesti non si manifestano più ai nostri occhi perché i viaggi interplanetari sono completamente cessati.
che chi vuole venire in questo posto, in questo pianeta. Ecco perché gli esseri celesti e il Signore Supremo restano non manifestati agli occhi miopi dell'uomo moderno, che vuole verificare tutto con la sua vista limitata. Di conseguenza, l'uomo d'oggi rifiuta di credere nell'esistenza degli esseri celesti e in quella di Dio, invece di credere solo a ciò che vedono i suoi occhi limitati, l'uomo dovrebbe volgere lo sguardo verso le pagine delle scritture autentiche, perché anche oggi il Signore può essere visto da colui che ha gli occhi spalmati col balsamo dell'amore di Dio, amore per Dio. Ok, io concludo qua. Invitiamo tutti di essere presenti stasera per Radhastami. Se lontano, se vicino, venite personalmente, perché è una festa da non trascurare o ignorare. E poi c'è digiuno mezza giornata, fino a mezzogiorno, e festeggeremo con grande entusiasmo, grande gioia, la festa di Shrimati Radharani Radhastami. Stasera alle ore 17, venite tutti. Hare Krishna, non pensare che è un giorno come gli altri, è un giorno molto speciale. Hare Krishna.